Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. In questo video, ragazzi, volevo andare a evolvere con il mio account due eroi, Stregone e Atlanticuore. Stregone perché l'ho appena preso e quindi evo 2, e Atlanticuore perché volevo ricominciarla a usare in Arena Perduta e quindi almeno per la prima evoluzione volevo andargliela a fare subito adesso. Prima di andare a evolvere questi eroi però, ci andiamo, ragazzi, a fare un singolo e un triplone sperando di trovare qualcosa, un golem, maledizione. Un golem che non ci faccio niente. Non poteva essere qualcosa, ragazzi. Sono mesi che non prendo un... Sono indietrissimo con gli eroi da Rodolfo. Poi da lì non mi è uscito più niente di quelli nuovi. E quindi purtroppo niente eroe nuovo con questo mini roll. E possiamo andare a evolvere come primo eroe, direi, Atlanticuore. Allora lo andiamo a evolvere con una carta, ovviamente. Ok, ci riprendiamo anche indietro 128 libroni perché l'ho fatto expare ed ecco qua Atlanticuore evoluto. Adesso ci andiamo anche, fighissimo ragazzi, devo dire davvero pazzesco, ci andiamo anche a evolvere Stregone. Allora eccolo qua, mentre lui, ragazzi, sarà un attimino più dispendioso. Io ho rollato tutte le gemme che trovo, ragazzi, anche più di un roll al giorno, faccio due roll al giorno, ma niente da fare, un altro Stregone non è apparso e quindi che cosa devo fare? Devo fare per forza così 217 libroni e Stregone V2, li posso andare a portare anche sulla skill perché ho altri frammenti e intanto ci ritiriamo questi premi perché ho speso gemme più tutti i libroni. Quindi vado a riportare su questo Stregone e gli possiamo anche, ragazzi, portare Bastione, dato che sicuramente non troverò un dio della guerra anche per lui e non sono tipo da bruciare un Bastione 5 su un eroe quando mancano i talenti a tanti altri, quindi valeva la pena spenderci 3000 prestigi per portargli il talento a 6. Fatto questo, così è il 30% in più di danno più un altro 20% dato da dio della guerra agli emblemi, li posso andare a riportare sul livello, ovviamente così non serve a niente. Ed ecco qua Stregone, ragazzi, livello 180 con la decima stella sbloccata, 14.000 direi di attacco e 160k HP. Non deve essere male, non dovrebbe essere male questo eroe. Quindi andiamoci anche a riportare un po' su questo Atlanticuore, se no che cosa abbiamo voluto a fare? Quindi lo porto almeno al livello 160 almeno. E invece, ragazzi, ho deciso di sbloccargli anche la decima stella della prima evoluzione, così magari penso anche a fargli la seconda. Quindi come ultimissima cosa, ragazzi, vorrei andare a provare questo Stregone a vedere il danno che fa. Buono, vediamo. Cioè il danno, ragazzi, vediamo. Ah, Zucca l'ha sciottata, mi pare. La Zucca gli ha fatto malissimo. Vediamo un po'. Mamma mia, ragazzi, fa un danno epocale questo eroe. Mamma mia, allora dai, ragazzi, almeno qualche novità in War potrò usare anche questo eroe. Faccio vedere magari qualche attacco con uno sniper team che non ho mai usato. Dai, si può fare perché fa davvero tanto danno questo eroe. Mi piace. Anche se è arrivato con decenni di ritardo, però meglio che niente. E quindi, ragazzi, speriamo che in un futuro non troppo lontano mi esca qualcuno dei nuovi eroi, perché davvero sto rimanendo parecchio indietro. Da dopo, come detto prima, da dopo Rodolfo non mi sono più usciti i nuovi eroi. Comunque vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e un commento. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.